Signore e signori, lei è Sua Maestà Maserati MC20 e questi sono 10 buoni motivi per cui lei è una supercar assolutamente diversa da tutte le altre. Il primo motivo che rende questa Maserati MC20 unica al mondo è il suo motore. Eh sì, perché è l'unica super sportiva a motore centrale con un V6. Qui niente V10 aspirato, niente V8 biturbo, ma un 6 cilindri sovralimentato. Una particolarità in un mondo delle supercar dove il celolunghismo più becero di solito la fa da padrone, dove il di più è sempre più bello. Qui no, qui abbiamo imparato ad avere un po' meno, in questo caso 2 cilindri in meno, ma a non rimpiangere assolutamente nulla, perché questo non è un 6 cilindri come tutti gli altri. Ma come, direte voi, sportive con motori a 6 cilindri in posizione centrale esistono e come? Beh, Porsche Cayman e Lotus Exige, per esempio. Beh, vero, ma non possono essere considerate rivali dirette di questa Maserati, sia per potenza che per fascia di prezzo, prestigio e lignaggio. Ed è anche vero che è appena arrivata la McLaren Artura e che presto arriverà la Ferrari a 6 cilindri. Entrambe hanno un V6 centrale, ma sono ibride. Hanno motori elettrici e batterie, la MC20 invece è una V6 pura. Vecchia scuola? Sì, in un certo senso. E io per questo la preferisco, perché non è ancora stata contaminata dall'elettrico e, in ogni caso, ha una tecnologia raffinatissima. Un V6 unico al mondo per la potenza che riesce a sprigionare. Sono 630 i cavalli pronti a ruggire in uscita di curva di traverso con questa MC20 e sono 730 i newton per metro che ci permettono di fare questa danza tra i cordoli scaricati uno per uno sulle ruote posteriori con una brutalità devastante da questo cambio che è un doppia frizione transaxle Tremec, lo stesso della Corvette C8, a prestazioni entusiasmanti. 0-100 in 3 secondi netti e se non ci credete io lo provo davvero. Andiamo in modalità corsa, piede sul freno, chiamiamo launch, c'è un tasto dedicato, launch on, giù tutto, via! Zero 100 in 3 secondi! È bello perché questo launch control lo puoi fare anche in manuale, quindi come ho fatto io puoi cambiare tu invece che far cambiare la macchina, magari perdi qualcosa in termini di pattinamento, ma poi guadagni tanto in termini di coinvolgimento e di divertimento. Ok, l'abbiamo detto, forse qualche cilindro in meno, ma lei è figlia dei suoi tempi, è un'evoluzione e ci fa capire che sei, quando sono fatti così i Made in Italy, bastano e avanzano. Made in Italy perché questo motore torna a essere prodotto dalla Maserati a Modena, era dai tempi del V8 3.2 della Maserati 3002 GT che la Maserati non si faceva un motore, ora se lo fa a Modena, l'ha progettato lei, la casa del Tridente, se lo fa lei ed è un 6 cilindri pazzesco. 2. Questa è una supercar unica al mondo perché è l'unica che ha il motore Nettuno, che ha un sistema di combustione con precamera, un brevetto Maserati, mai visto un sistema del genere su un'auto come questa. Come funziona? Beh, c'è una precamera di combustione che ha una candela dedicata. Quando si dà tutto, come in questo momento siamo sul rettilineo, 190, 200, stacchiamo, forte con i carboceramici opzionali. La combustione in questo caso avviene in una precamera nel momento in cui il pistone arriva nel punto morto superiore. Questo permette poi di mandare nella camera di combustione vera e propria una miscela con più turbolenze,
più fronti di fiamma, e questo si traduce in una sola cosa: più potenza, più prestazioni, ma anche più efficienza. Un Nettuno, motore made in Italy, unico al mondo, con il sistema di precamera. Ma attenzione, lui quando si viaggia normali su strada senza chiedere tutta la potenza come adesso in pista, può funzionare anche con una combustione normale, visto che anche la camera di combustione tradizionale ha comunque la sua candela. Quando serve tutto, come adesso, precamera, quando si viaggia tranquilli, combustione normale. Ma noi adesso facciamo lavorare un po' questa precamera, dai! Tre. Questa supercar è unica al mondo per il suo sound, che adesso vi faccio assaporare. È l'unica con un 6 cilindri motore centrale, è l'unica con la precamera, ed è inevitabile che sia l'unica a suonare così. Un suono unico, inconfondibile. Ok, non suona come un V10 aspirato, non suona come un V8 aspirato, non suona come un V8 biturbo. Lei suona come la Maserati. Questo è il sound della Maserati contemporanea, un suono che mi piace molto, è ricco di basse, molto cupo, e secondo me, se ascoltate bene le sue note, spero che le possiate sentire, lui ha molto di auto da corsa nella sua voce. Suono cattivissimo, dato proprio da questo particolare sistema di combustione con precamera. Maserati MC20, un'auto unica al mondo anche per il suo sound. È comunque un motore turbo sovralimentato, quindi non è squillante il sound. Sentite? Come quello di un V8 Ferrari aspirato, non potrà mai essere così. Qui c'è il turbo, però sono riuscito a dargli una voce unica, una voce italiana, una voce made in Modena. E mi piace perché è cattiveria trasformata in note. Quattro. Questa è l'unica auto a creare una marea di deportanza senza ricorrere ad appendici aerodinamiche esplicite, evidenti, perché lei lo fa in una maniera invisibile. Come sulle auto da corsa più raffinate, lavorando là dove i nostri occhi non si posano, sul fondo. Il fondo di questa MC20 è fatto come quello delle Formula 1 di una volta. Eh sì, perché crea un effetto suolo, è ricco di blade, di appendici, di apparati aerodinamici che permettono questo miracolo di creare deportanza. Lei già a 200 km orari, ovviamente 200 km orari sono come i 50 km orari di una Panda su un'auto così, crea 100 kg di deportanza grazie a questo particolare fondo con effetto suolo. E questo ha del miracoloso, sviluppata grazie a qualcosa come 5000 ore in galleria del vento. Si sono serviti della struttura d'eccellenza italiana, lo sottolineo due volte, italiana, della Dallara Motor Valley, e sono riusciti a creare questo, una supercar con deportanza, con l'effetto suolo, con la targa, le frecce, l'aria condizionata a bizona e i sedili riscaldati. E avere un'aerodinamica che la schiaccia al suolo permette di avere uno sterzo davvero millimetrico. Basta un attimo per dargli un comando e per avere una reazione in una maniera molto precisa, molto millimetrica. E anche ad alta velocità l'auto non tende ad alleggerirsi all'avantreno, e quindi il pilota, anche quello magari meno esperto come il sottoscritto, si sente sicuro, può osare di più. Osare di più su una macchina come questa significa divertirsi di più. Giù tutto. Cinque. Lei è una supercar unica nel suo genere, e ve lo racconto questa volta su strada perché la volevo guidare anche qui, perché è stata progettata fin dall'origine per essere una etrina. Eh sì, perché lo sviluppo architetturale della MC20
fin dall'inizio, fin dai primi schizzi sul foglio bianco, aveva previsto non soltanto questa variante endotermica, ma anche una versione, prima di tutto Spider, che è in arrivo, arriva il prossimo anno, all'inizio del 2022, ma poi anche una versione a trazione integrale. E non è una questione da poco, perché questa auto, la coupé termica, nel suo DNA ha già i geni di queste altre due varianti, cioè la monoscocca in fibra di carbonio è già pensata per adattarsi a queste due versioni, quindi per avere già la rigidità strutturale necessaria alla Spider senza che si vada a modificare la struttura. Anche questa è una cosa molto particolare: quando una supercar perde il tetto, beh, di solito bisogna intervenire, no? Per irrigidire, per dare robustezza, per dare comunque rigidità torsionale, visto che manca un pezzo di scheletro, un pezzo di struttura. Ma anche per la variante elettrica, che per di più sarà a trazione integrale, AVD, avrà anche un motore elettrico anteriore. Beh, lei è nata per essere già tre cose in una: termica, Spider e elettrica. Per l'elettrica però, AVD, a trazione integrale, bisognerà avere un po' più di pazienza, perché il suo arrivo è previsto tra il 2022 e il 2023, più probabile il 2023. Per scoprire il sesto motivo che la rende unica, però, dobbiamo fermarci un attimo per vederla, o meglio, ammirarla da vicino. Lei è una supercar diversa dalle altre per la sua estetica e il suo design. Lo vedete subito, uno stile tipicamente italiano, molto elegante, superfici levigate, non è per forza aggressiva, non è per forza arrabbiata, non è piena di nervature e di linee tese. Un'estetica non urlata, figlia di una ricerca aerodinamica molto raffinata, che qui peraltro vediamo anche evidenziata con un gioco cromatico, perché questo meraviglioso giallo genio tristrato, no, mette in luce tutte le caratteristiche estetiche, mentre la fibra di carbonio in nero sottolinea tutte quelle che sono invece componenti dell'aerodinamica, che hanno un preciso ruolo per tenere l'auto incollata alla strada. Un'aerodinamica nascosta, come l'ho chiamata io, non c'è bisogno di mettere necessariamente ali che sembrano stendipanni al posteriore, anche perché qui c'è uno spoiler in realtà, ma è perfettamente integrato all'estetica della macchina e ha una grande funzione aerodinamica, ma senza per questo essere appariscente. Adoro questo approccio elegante, davvero dal gusto italiano. E poi ancora le prese d'aria sono molto rastremate, molto poco sviluppate in ampiezza, a differenza di tante altre supercar che usano prese d'aria enormi. Certo, è stato più complesso progettarle così, però l'estetica ne ha guadagnato. Tanta eleganza, tanto stile, tanta unicità. Il settimo motivo ve lo racconto salendo a bordo. Lei è una supercar unica nel suo genere perché ha una ergonomia eccezionale. Avete visto, per salire non ho fatto fatica, e anche uno un po' goffo come me non si è dovuto lanciare in vari contorsionismi, a cui di solito invece costringono tante supercar, soprattutto quelle che vengono costruite attorno a una monoscocca in fibra di carbonio, proprio come questa. Questa auto usa una monocell invece particolarmente ardita dal punto di vista ingegneristico, che ha permesso di avere un design fuori molto elegante, un'estetica non urlata, ma anche, guardate, dei brancardi particolarmente rastremati, particolarmente stretti. Non si ha l'idea di calarsi in un abitacolo di una supercar monoscocca, è molto più comoda l'accessibilità, e rispetto ad altre auto, penso per esempio a McLaren o Ford GT, beh, lì bisogna scavalcare un vero e proprio gradino in fibra di carbonio per poi calarsi, immergersi nell'abitacolo. Qui no, è tutto molto comodo. E poi anche le portiere con apertura così ad ala di farfalla non sono state scelte solo per una questione estetica, ma anche per una questione di comodità. È molto facile azionarle, la portiera non è eccessivamente pesante da muovere, e poi in questo modo non si rischia di sbatterle contro gli altri veicoli o peggio contro il marciapiede, che è un po' un vero dramma per le supercar di oggi, che poi finiscono per rovinarsi. Quindi una supercar vera e propria a livello di prestazioni, ma utilizzabile anche tutti i giorni con una certa comodità, anche perché l'abitacolo è piuttosto arioso, dà una buona visibilità, anche questo è incredibile per una supercar, e soprattutto se si va in pista dentro ci si sta bene anche se entrambi i passeggeri indossano il casco, e anche se sono ben più alti di un anerottolo come me.
tutti aspetti per nulla scontati quando si parla di sportive con così grandi prestazioni. Il punto 8 rappresenta un vero guanto di sfida alla supercar daily più famosa del mondo. La Porsche 911 è, lo sappiamo tutti, è la supercar da tutti i giorni per eccellenza. Si è ritagliata questa nomea in tanti anni di onorata carriera, ma ora potrebbe avere una nuova rivale pronta a insidiarla anche in questo campo. Eh sì, perché questa Maserati MC20 ha non uno, ma ben due vani di carico. Uno dietro, eccolo qui, e uno davanti. Totale circa 200 litri di capacità dichiarata, poi vedremo quando arriverà per le nostre prove se saranno reali. Però intanto qui il weekend lungo fuori porta è possibile, perché ci stanno due borse o due trolley da cabina. È un dettaglio da non sottovalutare, ma ce la farà davvero la nostra giallona italiana a insidiare la 9 Elf anche nell'ambito dell'utilizzo e della praticità quotidiani? 9. Il nono motivo per cui una supercar unica nel suo genere è che lei ha un primo accenno di ausili alla guida. Quando si ha una supercar si vuole sempre guidare, essere protagonisti, e ci mancherebbe, la MC20 è fatta per questo, lo abbiamo visto in pista. Però stiamo scoprendo anche una supercar molto fruibile nella quotidianità e tutti i giorni, perché è comoda, riesce a essere anche piuttosto silenziosa. Adesso sono in modalità GT, Gran Turismo, e si viaggia tranquilli, le buche non sono un problema. E quindi è importante avere anche qui un po' di elettronica che ci rende più facile la vita fuori dalla pista. Quante volte vediamo le supercar in autostrada? Perché loro non devono avere gli ausili elettronici che rendono i trasferimenti monotoni, noiosi, un po' più rilassanti? E quindi qui abbiamo il monitoraggio degli angoli ciechi e poi in manovra, oltre ai sensori, anche il sistema che identifica eventuali veicoli negli angoli morti quando si fa retro, importantissimo, soprattutto per quelli goffi come me. Pensate che danno si fa una supercar se il retro si urta qualcosa. Non solo, perché c'è anche lo specchietto interamente digitale. Voi direte, vabbè, ma queste cose le abbiamo già viste sulle auto normali da un sacco di anni. Sì, ma nel mondo delle supercar no. Lo specchietto digitale, per esempio, che abbiamo visto sulle Land Rover, qui aiuta tantissimo, perché sulle super sportive non si vede niente dietro, cioè sostanzialmente il vano con il motore, e fare le manovre spesso è un incubo. Si fanno a volte a passo d'uomo con la porta aperta, così guardo dietro e vedo bene quello che succede. Qui c'è lo specchietto, guardate, che mi permette di passare dalla modalità normale a quella digitale con un angolo, una visuale molto ampia. In più c'è il cruise control, comodissimo, è nato anche da Gran Turismo per fare un viaggio, un trasferimento autostradale noiosissimo, vabbè, almeno c'è il cruise. E in futuro arriverà anche quello adattivo, anche questa una notizia nel mondo delle supercar. 10. Il decimo motivo che ho identificato che rende quest'auto unica nel mondo delle supercar è il suo impianto audio. Non solo perché è firmato da una casa artigianale italiana davvero unica nel suo genere, la Sonus Faber, googolatela, sono dei miti, ma anche perché questo impianto è stato sviluppato fin dall'inizio in simbiosi con questa monoscocca, con quest'auto, in modo da farlo suonare al meglio, calato in questa realtà. Ve lo dico perché c'è già una macchina che monta impianti Sonus Faber, la Pagani, lo sapete, però in quel caso non c'è stato uno sviluppo congiunto fin dall'inizio dell'impianto insieme all'auto, cosa che invece è accaduta in questo caso. Un impianto made in Italy che suona da paura, ve l'assicuro, è assolutamente artigianale. 695 watt di potenza sono un'enormità su un'auto, e soprattutto 12 speaker per un'esperienza di suono unica, oltre a quella che ci garantisce il Nettuno, ovviamente. Vi ho raccontato i 10 punti, ma adesso arrivano anche le note dolenti, o meglio, i difetti, per così dire, per quelli come me che al momento, salvo imprevisti, non se la possono permettere. E cioè i prezzi: si parte da 216.000 euro, però un esemplare come quello che sto guidando io arriva a sfiorare i 290.000 euro, siamo nell'Olimpo, quindi Lamborghini, Ferrari, concorrenti dirette, ma anche Porsche 911 nelle varianti più cattive, GT3, GT3 RS. Qualche optional che mi ha incuriosito: 5.000 euro per i gusci dei sedili, 10.000 euro per i carboceramici, 38.000 euro per il kit in fibra di carbonio, e poi ancora 10.000 euro per i cerchi diamantati, arriveranno anche quelli in carbonio, poi che costeranno ancora di più, 10.000 euro per questa magnifica
verniciatura giallo tristrato optional. E quindi vi ho raccontato i 10 motivi per cui questa supercar è unica al mondo. E a voi? Vi ha convinto? Vi è sembrata così unica come è sembrata a me qui oggi in questa giornata che difficilmente dimenticherò? Se lo volete raccontatelo nei commenti qui sotto. Viva la Maserati, viva il Made in Italy, viva l'unicità in un mondo dell'auto che tende a essere sempre più omologato. Ciao da Matteo Valenti, alla prossima auto, possibilmente gialla e con un tridente.